Stando così, ok, là si vede. Intanto questo movimento è a portare in giù e fare un po' di stretching per la zona delle cosce dietro. Poi magari anche questo, stando sempre dritti, da qua, mano dietro. E andiamo ad appoggiare il gomito sul divano, tipo questo. Una volta che l'avete fatto, possiamo andare a girare questo. Il movimento è questo, non questo. Mi raccomando, eh. Possiamo provare da così a fare questo. Stiamo dritti e andiamo così sopra. L'altro esercizio. Quindi adesso dobbiamo fare questo, ok? Accavallare questo e poi ci giriamo. E dobbiamo cercare di sentire tirare qui. Questo, ok? Dritti e ve ne andate giù. Da qua andiamo giù. Pieghiamo le ginocchia e portiamo su il sedere. Se volete, allungate le braccia, vi andate ad appoggiare e fate questa cosa. Fissare questa mano, portare indietro, appoggiare l'altra e poi andare far cadere il sedere all'indietro.